a tutti! In questo appuntamento di Buddies ho finalmente l'opportunità di realizzare uno dei miei più grandi sogni, ossia quello di incontrare un regista di videoclip musicali. Mi sono sempre chiesta che cosa voglia dire stare sul set con dei grandissimi artisti del panorama musicale italiano e soprattutto come funziona quella roba lì di trasformare la loro musica in video. Oggi infatti grazie a Buddy Bank ho l'occasione e l'onore di incontrare Andrew Macete, ossia Andrea Folino. Ragazzi, lo incontro qui, è stato creato un set apposta, chiaramente non da me, ma comunque andiamo ad incontrarlo. Prima di tutto, patti chiari, amicizia lunga, Andrew Macete o Andrea Folino? Come ti piace di più a te? Decidi tu. Andrea, restiamo umili sul in questo nome senso. Naturale. Tu nasci Andrea Folino, ma diventi Andrew Macete quando e perché soprattutto? Allora, ormai 10 anni fa è successa questa cosa qua, e quando si è formato il collettivo Macete io ho aperto la pagina su Instagram e ovviamente ho associato subito la cosa e ho scritto Andrew Macete perché no, non volevo scrivermi col mio nome. Così, volevi un attimo fare quello un po' più particolare. Quello più alternativo. Però esatto. Ti ha portato insomma molto bene questo. C'ero solo io su Instagram, mi seguivo da solo. Addirittura? Cioè tu hai avuto 0 post, 0 following, sì. Senza essere un fake. Quindi tu hai aperto questo profilo 10 anni fa, quindi 2010, dove su Instagram c'eri solo tu, che avevi 0 post, 0 following. Sì, avevo postato delle foto di un backstage del video di Salmo e basta, non avevo 0 like, 0 tutto proprio, però mi piacevano gli effetti che c'erano inizialmente. Diciamo, te la cantavi, te la suonavi un po' da solo, ma direi che adesso non è proprio più così. No, è cambiata, dai. Quindi tu 10 anni fa, il primo lavoro che hai fatto come videomaker è stato con Salmo. Esatto, è stato il video di Salmo, è stato Rancio della Luna. Prendimi come ti viene, come sono, e scusami se alzo il tono, ma non ragiono più. Sono fuori di me, fuori di me, fuori di me. Niente, un bel giorno Salmo mi chiamò. Salmo sapeva, cioè mio padre fa il giornalista, sì, con la Rai, quindi ho sempre avuto telecamere in casa. Attrezzi del mestiere. Esatto, esatto. Io inizialmente facevo solo delle foto. Lui mi chiese di fare un video perché sapeva che c'avevo appunto le telecamere. E mi chiese pure un fisheye che io avevo, però era di un'altra telecamera, quindi l'avevamo attaccato a scotch. Ah, così proprio? Sì, sì. Poi tipo il giorno dopo siamo usciti in giro per strada, abbiamo iniziato a girare questo video. Non sapevo veramente niente di come funzionasse. Ma tu non avevi mai fatto video nella tua vita mai prima? Mai fatto un video, ho sempre visto ovviamente le cose da piccolo, cose così, però mai fatto un video prima, esatto. E lui ti ha chiamato semplicemente perché tu avevi una telecamera, quindi ha detto, bah, ce l'avrà, esatto, saprà usarla. Esatto. Quindi ha creduto un po', sì, in te, così, da, si però è montato a scatola il video chiusa. Da solo. Lui si è poi montato il video da solo. Salmo? Sì, perché io andavo a scuola e quindi non ce la facevamo con gli orari, quindi abbiamo girato tipo il giorno prima, allora lui tutta la notte si montava il video, tipo io da scuola, lui mi inviava le robe, io le vedevo. Poi tra l'altro senza WhatsApp all'epoca, esatto, deduco, esatto, quindi era ancora tutto, più difficile. MSN, insomma, Facebook, c'era Facebook. Hai iniziato in questo modo, diciamo, un po' improvvisato, con un fisheye e dello scotch, esatto, con colla vinilica diluita con acqua e poi con la Macete Productions è diventato Andrew Macete. Esatto, esatto, che è successo insomma tutto lo stesso anno. Quello lì è tra l'altro il primo video firmato Macete Production, l'abbiamo fatto con Salmo e poi subito dopo lui con Manuelito, Slight, tutti gli altri si sono, insomma, hanno formato questa crew e quindi ci siamo dal giorno uno. Ecco. Perché sono qui, sono qui.
Ma quindi, se io ti dovessi chiedere chi sono i tuoi buddies, ossia le persone che ti sostengono, diciamo un po' i tuoi mentori? Beh, sicuramente tutta la crew Macete. Poi con l'andare degli anni abbiamo fatto tanto gruppo anche con gli altri registi, fotografi e insomma varie case di produzione con la quale collaboro più spesso, quindi siamo abbastanza uniti, dovremmo essere rivali, ma invece siamo abbastanza uniti. Meglio, si lavora anche no, con molto più piacere. Assolutamente, no? Infatti ci aiutiamo uno con le produzioni dell'altro, ecco. Polino qua, No, è qua. Io so però che tu hai un forte legame con la musica, al di là del tuo lavoro, perché tu suoni anche. Suono. Nel tempo libero suono la chitarra, suono in un gruppo punk, Second Youth. Suonavamo in un piccolo locale di Olbia, dalla città dove siamo nati. Si chiama Devil Kiss, che è proprio... abbiamo fatto una marea di concerti di là e... Questo succedeva sempre circa 10 anni fa? Sì, era tutto in quei 2 anni, è successo tutto praticamente. Quindi io avevo 14-15 anni, quindi stiamo parlando sì, 10 anni fa ormai. Quindi uno, insomma, vede Andrew Macete, insomma, vede un po' i tuoi video, gli artisti che segui, ma mai potrebbe pensare che il tuo genere preferito invece è... Invece è punk. È il punk? Esatto. Però c'è da dire che comunque Macete Production e anche gli artisti di Macete non è che sono dei semplici artisti. L'animo punk c'è, anche se il genere non è quello. In Macete c'è una bella attitude punk, nel senso comunque tutti provengono da questo background qua, poi... Ovviamente c'è chi di più, c'è chi di meno, però comunque quella, anche nei videoclip siamo partiti proprio con quell'attitudine di là, far vedere subito le cose splatter e tutto quell'ambiente di là, insomma, che non era assolutamente rap, cioè percepito come rap in Italia almeno, ecco. Per quanto riguarda i video, tu adesso avrai un portfolio pieno di lavori che hai fatto, ma come funziona quando dovete scrivere, diciamo, lo storyboard di un video? Allora, quando dobbiamo scrivere lo storyboard, prima di tutto capiamo chi è l'artista e qual è la canzone, ovviamente, poi ci confrontiamo subito con l'artista. A volte ci scrivono che hanno magari già l'idea, quindi noi la rimettiamo insomma un attimo a posto in base a tutte le cose, oppure la scriviamo direttamente noi e gli facciamo delle proposte. Con Salmo, per esempio, è sempre stato partivamo dalla sua idea tipo pazza, che lui è così, c'ha tutte le sue idee che alla fine si sono sempre rivelate una bomba incredibile. Però sì, poi dopo vanno adattate, ecco. Certo, ovviamente devi partire dalla macro idea, cercare di ridimensionarla un attimo anche per i mezzi, ovviamente, che avete. Assolutamente. Allora, tempistiche anche. Esatto. Primo video che hai girato, Fish Eye con lo Scotch, giusto? Esatto. Ma ci siamo evoluti, deduco, ci siamo evoluti dal punto di vista tecnico. Assolutamente. L'hanno inculato, prova il primo Mac. Crystal ball, crystal meth, ballo sulle croci tipo Visto Tech. Cozze crude con limone, dinastia di pescatori. Mio padre non fa il butta fuori, ma ti pesta fuori. Tu che lavori sia in strada, quindi outdoor, video diversi, che in studio, come cambia, diciamo, sia l'attrezzatura che un po' l'appeal? Cambia che in studio sicuramente ci sono molte più attrezzature, nel senso che comunque devi stare più attenta alle luci, devi stare più attenta a diverse cose. Invece per strada, dipende da che progetto è, puoi fare anche la roba più street, che insomma deriva da street video, cioè che a volte siamo proprio scesi in strada, oppure una volta abbiamo girato un video per Londra, quindi lì siamo scesi con la telecamera in strada, proprio stabilizzatore, abbiamo fatto tutto. E avete improvvisato così. Esatto. Fino ad ora abbiamo parlato di videoclip, quindi il prodotto che tu giri con l'artista, viene montato, viene poi presentato al pubblico. Però yes, tu hai anche una grandissima parte del tuo lavoro, che è quella del fronte e del retropalco durante i live.
con Salmo e Lacrimacete diciamo che li ho sempre seguiti anche su quel lato lì. Quello è sempre stato molto figo, mi piace un sacco, a parte perché appunto c'è il collegamento che io suono, quindi stare sul palco anche se con la telecamera è sempre figo, soprattutto anche con Salmo che ci porta in bei palchi grossi. Accompagnarlo anche in questi suoi momenti dove lui si piace tanto, lui è una macchina da guerra proprio nei live, quindi è super figo vederlo sia dietro che sul palco e soprattutto insomma catturare quei momenti là con la telecamera, ecco. Che poi tra l'altro sono quelli che al pubblico dico interessano perché vedono cose che se non ci certo. fosse il tuo obiettivo non riuscirebbero mai a vedere. Allora, backstage, ma live, ma anche show, ma tornando sui videoclip, tu sei un, come possiamo dire, un views maker. Sì, ci sono gli hit maker che fanno le hit e poi ci sei tu che sei campione di visualizzazioni. Cioè, hai fatto un video di Sfera e Basta, Tran Tran, che ne ha fatte 81 milioni. 80 milioni, sì, è tornato negli 80. E poi quest'estate, lo sai, pezzo del mio cuore, Baby K e Chiara Ferragni. Temo più le onde, so già in alto mare, se mi dai solo un goccio che rimango a fare. Avete girato questo video che ha fatto quante visualizzazioni? 50, forse 50 milioni. Come, cioè, quando tu apprendi questa notizia, perché immagino che non sia tu a fare refresh su YouTube per vedere quando arrivi al numero. Sono io che piazzo 1000 computer, le guardo tutti. Il tuo team, il tuo algoritmo. Come algoritmo. Esatto, come ti senti quando ti dicono, oh brother, guarda che abbiamo fatto 50 milioni? Cioè, le prime volte che comunque superavamo il milione è stata una bella emozione. Poi non ti dico che ti ci abitui, perché comunque fa sempre un po' impressione quando vedi questi risultati, perché poi gli artisti comunque si affidano molto a noi, quindi ci ripostano sempre, fanno comunque, abbiamo fatto 50 milioni, grazie alla regia, grazie a tutto quanto. È sempre molto figo comunque vedere questi numeri su, insomma, sulle immagini che abbiamo lavorato noi. Non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedi lo Arianna che facciamo, vabbè balliamo. Abbiamo parlato di Baby K con Chiara Ferragni, ma anche Coez, tu hai lavorato anche con Coez. Lui? Sì. Che video hai fatto tu con Coez? Coez ha fatto La tua canzone, che abbiamo girato in Bulgaria in un set incredibile con la maestro. E lì è stato figo perché avevamo proprio un set americano e abbiamo fatto esplodere una macchina. Così? Sì, c'era il finale del video proprio dove esplodeva la macchina, quella era proprio one take perché non avevamo né una seconda macchina e non potevamo farla esplodere due volte. Per quando mi amerà, passo di soli sul sedile qui. Per quando mi amerà, per tutte le cose che non so dire me. Per quando mi amerà, che certe parole mi sanno uscire forse. Era, o forse non era. Infatti questo ti voglio chiedere, ma quando succedono queste cose, tensione a mille, tensione non a vola mille. Una mossa. Poi eravamo, cioè c'era il tramonto, dovevamo girare quella scena al tramonto, quindi o la va o la spacca, cioè tramonto che dura un quarto d'ora, una macchina da far esplodere. Quanto dura invece l'esplosione di una macchina, Folino? L'esplosione della macchina è durata un millesimo di secondo. E poi fumo, fiamme, eccetera, esatto. Eccetera. Quello è il finale del video. Ma progetti futuri? Stai lavorando ora a qualcosa? Progetti futuri, insomma, ho un po' di videoclip adesso da fare e sto lavorando anche a dei progetti di moda, sto facendo qualche commercial. Quindi tu non solo musica e anche moda? Sì, seguiamo dei progetti, soprattutto con Doomsday, ultimamente abbiamo fatto un sacco di cose di moda, dove vabbè, loro ci lasciano creatività 100%. Ottimo, quindi meglio no quando è così? Assolutamente, assolutamente.
È stato un piacere parlare con te, Andrea, e anche con te, Andrew, a questo anche punto. Per me. Io te la butto qui, tanto siamo tra di noi. Il mio sogno è quello di fare un videoclip, quindi dai. Devo aspettare un singolo da produrre presso me stessa, però il videoclip, se me lo fai tu, mi fai un favore, ma anche senza macchina. C'è anche una roba più basic. Ti aspetto allora. Va bene, ci conto. Ma vi posso dire che Andrea fa veramente un lavoro pazzesco. Ma poi provate a immaginare l'emozione di stare spalla a spalla con degli artisti incredibili e confezionare dei video su misura, o come direbbero quelle brave, made to measure. Comunque, mentre io cerco di capire come comparire in un video di Andrea Folino, voi iscrivetevi al canale YouTube di Buddy Bank. Mi raccomando, non perdete tutti i prossimi appuntamenti con Buddies. Ciao!